Buonasera cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, come ampiamente anticipato negli altri video del canale, visto il successo della Hypercup tra Juventus, campione di tutto in Europa, e l'Étoile de Sahel, campione di tutto, le uniche due squadre che hanno vinto tutte le coppe della Confederazione, se non l'avete visto ovviamente andate a cercarlo, lo troverete qua sotto, e, ho deciso di fare un altro torneo eSports con PES 2020. La partita è tra Olympique Lyon e Juventus. Insomma, non è che questa partita è il girone, l'European Club Championship, la Coppa dell'Elite d'Europa. Siamo in un girone particolarmente difficile, perché siamo in un girone con, aspettate che metto a posto la formazione, in un girone molto complicato dove c'è Lione, Ajax e Tottenham. Quindi insomma un girone veramente molto complicato per quanto mi riguarda, secondo me, e quindi va bene così, nel senso che non ci nascondiamo, siamo la Juve, però insomma è anche il caso di dirlo che il girone è proprio facile, facile non è. Allora intanto fatemi sistemare la formazione così poi scendiamo subito in campo. Bonucci ovviamente qua, dov'è De Ligt, De Ligt, De Ligt, Matisse, 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 eccolo qua, quindi Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, no, Ramsey non mi piace, preferisco. Allora intanto fatemi portare su anche qua, così ho tutti i giocatori qua, preferisco Rabiot come centrocampista ovviamente, questo va bene, Pjanic ce lo portiamo comunque dietro perché è interessante, Rugani più lontano possibile da me e possiamo iniziare, bene. Bene, 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 bene. Comunque, queste le formazioni. Si gioca ovviamente al Groupama Stadium, stadio dove abbiamo già giocato la nostra partita di Champions League. Nella realtà, purtroppo persa 1-0, quindi che ci dovrà spingere a tentare una rimonta molto, molto difficile a Torino. Quindi adesso staremo a vedere. Insomma, la rimonta sarà difficile, ma Ronaldo sta continuando a segnare, quindi speriamo che lo possa fare anche, vedete, Groupama Stadium, lo possa anche fare anche in Champions, ovviamente. Iniziata dunque questa Coppa dell'Elite d'Europa tra Juventus e Lione, prima partita tra le due squadre, sono 6 partite del girone, proprio lo stesso format della Champions League, gironi molto difficili, come ho detto, ad esempio questo girone qua, secondo me, è molto complicato perché giocarsela con Ajax e Tottenham insieme al Lione non credo che sia proprio uno scherzo, anche se l'Ajax quest'anno nella vera Champions non è che abbia fatto bella figura, però resta a mio avviso una squadra molto difficile da affrontare. Matuidi, bella giocata per Cuadrado che spinge bene, Cuadrado, buona giocata di Juan Cuadrado che arriva anche al cross, Ronaldo, gran parata di Lopez, primo squillo Juve. Rabiot a cercare di riconquistare palla, ce la fa molto bene, Dybala dentro, Ronaldo mette giù, Ronaldo! Cristiano Ronaldo, Juventus 1, Lione 0 al Groupama Stadium, la apre lui, il re Cristiano Ronaldo, gran gol. Anche se c'è da dire qua, gran giocata di Rabiot nel recupero palla, Rabiot che sta crescendo veramente tanto anche nella realtà, qua bravo Ronaldo a trovarsi davanti a Lopez, non farsi influenzare dal portierone francese ed è 1-0. Adesso prova a giocarlo ovviamente Lione, prova a rialzarsi da questa batosta del gol di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Primo gol nella Coppa d'Elite d'Europa. Palla per Rabiot. Perde brutto pallone Rabiot, attenzione a Lione, sarebbe questa una vittoria veramente importante per la Juve fuori casa in un momento alla prima giornata contro una delle squadre più forti del girone. Mentalmente sarebbe veramente un risultato pesante. Anche se qua stiamo perdendo un po' troppi palloni. De Ligt, come sempre, riconquista i palloni perché è un giocatore di qualità superiore. Palla per Ronaldo, fuori gioco. Fuori gioco, peccato perché Dybala era riuscito qua a servire Ronaldo, ma il dubbio era venuto che potesse essere oltre. Tete rinvia. Palla corta per Marcelo. Andiamo, la Juve va a pressare alta come sempre, bravo Matuidi, vediamo se è tutto buono, sì è tutto buono, allora Dybala, attenzione a Dybala, 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 vede Matuidi, lo va a servire Matuidi, 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 Dybala, 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 2-0, rete pesantissima, 32esimo, la Juve sta ipotecando già la vittoria della partita, i primi 3 punti del girone, grande giocata tra Dybala e Matuidi.
Bravissimo Matuidi inserirsi, bravissimo Paulo Dybala. Tutto perfetto, Juventus in vantaggio di 2 gol al Groupama Stadium. Risultato, come detto prima, che potrebbe essere veramente pesante in ottica qualificazione. Thiago Mendes, Bruno, bravo Rabiot ancora in copertura, gran partita finora di Adrien Rabiot. Bentancur, Matuidi, Danilo, Dybala, Danilo, tra l'altro, Danilo, esagera, poi riesce a recuperare palla, Danilo, forse no, forse sì, palla Lione, quindi Tete, Marcelo, Thiago Mendes, Bernard, Traoré, arriva Rabiot di gran carriera, gran recupero palla di Adrien Rabiot, ancora Danilo che sta giocando fuori ruolo, ma sta giocando direi abbastanza bene. E sbaglia qua per un brutto pallone. Allora ancora Lione che prova a rialzarsi. Finisce qua il primo tempo. Lione 0, Juventus 2. Le reti di Ronaldo e Dybala. Vedete, 3 tiri in porta, 2 gol. Vuol dire assolutamente che la Juve è entrata bene in partita e che ha veramente portato a termine tutte le occasioni come andavano portate. Prepariamoci subito un cambio dentro Douglas Costa, fuori Danilo. Spingiamo molto adesso, attenzione Ronaldo. Ronaldo sgambettato, Bentancur va avanti con l'azione, qua sbaglia, secondo me Bentancur era meglio prendersi il fallo. Bernard Traoré, palla già recuperata, Juve in controllo finora della partita. Ronaldo, peccato, questa era una buona palla quella di Rabiot, Ronaldo la riconquista. Ronaldo fermato ed è buona la palla, attenzione non esce, quindi Lione può ripartire, speravamo forse nel calcio d'angolo. Bernard Traoré, bravissimo Alessandro come sempre a riconquistare palla, anche se qua guadagna solo rimessa laterale, potevamo fare veramente partire una buonissima palla gol. Intanto esce Danilo, entra Douglas Costa. Il tempo del cambio è arrivato, dunque palla adesso per Rabiot. Rabiot dentro per Ronaldo. Ronaldo, gran giocata, Ronaldo dentro. Dybala, grande salvataggio della difesa del Lione. Poi la palla non esce, la prende Alessandro, può riprovare il cross. C'è un pallone un po' strano, nel senso sembrava quasi di mano la deviazione. Ancora Alessandro, cross in mezzo verso Dybala che non è proprio un saltatore. Chiamiamo anche l'altro cambio intanto, fuori Dybala che ha fatto una grandissima partita, dentro Gonzalo, Higuain, il Pipita. Intanto Thiago Mendes, palla lunga per Bernard Traoré. Traoré potrebbe anche crossare, ma perde un po' di tempo. Bentancur se lo perde. Quadrado con un fallo però Bentancur. Sciocco il fallo di Bentancur qua, poteva, a parte che fallo insomma, è una parola grossa, infatti molto molto generoso questo intervento. Batte Bernard Traoré, arriva il cross di Traoré, Cuadrado cicca, Szczęsny fa un miracolo, prodigio di Wojciech Szczęsny, che errore di volo di Cuadrado, qua stava costando carissimo, ha rischiato di riaprire tutta la partita a Lione, sarebbe stato veramente pesantissimo un gol adesso, 68esimo. Poteva realmente riaprire tutto il Lione qua. Tete esagera, allora Rabiot è tutto buono, è tutto buono, non è fallo di Rabiot, che allora prova a passare da azione offensiva, da azione difensiva, da azione offensiva, ce la fa Rabiot fino in fondo, ma poi all'ultimo perde il contatto col pallone. Peccato, questa poteva addirittura diventare una buona possibilità per il terzo gol. Dobbiamo essere bravi con i contropiedi adesso, visto che abbiamo anche i giocatori freschi davanti. Lancio lungo. Arriva Bentancur, riconquista palla da Douglas Costa, la dà ancora Ronaldo che poi vede Higuain, Higuain scambio con Bentancur. Bentancur vede Douglas Costa ha un buon tiro, lo prova, lo passa male, ma riesce a salvare. Rabiot la tiene viva. Adesso è Blaise Matuidi che cerca il tiro lui. Stava sfiorando l'incrocio dei pali Blaise Matuidi. Vedete qua lo passa molto male, ma fortunato perché la palla non finisce in una zona dove ci sono giocatori. Poi guardate Matuidi che tira. Una gran minella, palla fuori però. E adesso Lopez passa il pallone a Marcelo. Stanno scemando le possibilità del Lione di recuperare questa partita. Sicuramente la paratona di Wojciech Szczęsny è stata devastante per il morale francese. Higuain scambio con Ronaldo sbagliato, ma Ronaldo comunque va a lottare. Però l'errore di Higuain qua sul passaggio è abbastanza evidente. Attenzione a Lione, De Ligt.
Poi Rabiot la tiene viva, ancora Higuaín per Ronaldo, 1-2, bellissimo, da Gras Costa, no, potevamo andare avanti, si poteva andare avanti davanti al portiere, ha tentato di rompere gli indugi da Gras Costa, palla fuori. Credo che adesso arriverà il fischio finale con la Juve che vince 2-0 al Groupama Stadium ed è un bellissimo risultato. Proprio in ottica girone, finisce qui in questo momento le reti di Ronaldo e di Paulo Dybala decidono la sfida del Groupama Stadium. Mi raccomando, la Juve fa 3 punti. Voi continuate a seguire, lasciate like al video, continuate a guardare prima vittoria della Juventus al Groupama Stadium. E ci vediamo col secondo episodio di questa rubrica della Coppa Elite d'Europa. Mi raccomando, seguitela perché. Ovviamente, secondo me vale la pena, credo che verrà fuori un bellissimo torneo. Dunque, Juventus batte Olympique Lione 1-0 al Groupama Stadium e a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti!